Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di un modello per la prevenzione del cancro del fegato. Affronteremo questo argomento insieme al professor Enrico Roda in collegamento da Bologna. Buonasera professore, ben trovato. Ben trovata lei. Allora professore, oggi ci occuperemo della prevenzione del cancro del fegato. Di che cosa si tratta? Allora, innanzitutto guadagno un minuto in quanto nelle precedenti puntate ho pubblicizzato il fatto che l'Italia parteciperà con il primo convegno alla campagna che fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità per la lotta ai principali fattori di rischio delle malattie cardiovascolari del cancro, con particolare riguardo alla sedentarietà. E ci sarà il meeting, ci sarà nell'Ateneo di Bologna. E mi permetto di farlo vedere il 5 febbraio del prossimo anno. Contemporaneamente, il motivo per cui Bologna in qualche modo è stata valorizzata è perché noi sono anni e anni che stiamo studiando delle popolazioni. Prima abbiamo studiato Brisighella 100 anni fa, poi abbiamo studiato Sasso Marconi per i bambini, poi abbiamo studiato in Romagna, la popolazione anziana facendola ballare tutte le sere. E quindi dove abbiamo anche causato dei matrimoni, degli amori impossibili per questi vecchietti che andavano a ballare tutte le sere, sono tutti ringiovaniti facendo attività fisica con la musica la sera, eccetera. E adesso stiamo facendo il progetto Minervio. Il progetto Minervio è un progetto importantissimo dove 10 anni che stiamo studiando Minervio e declineremo Minervio prendendo ad esempio tutto ciò che abbiamo fatto negli altri paesi. Quindi cominceremo con i bambini in età prescolare, cominceremo dalla madre incinta, cominceremo dagli adulti, faremo gli anziani e quindi metteremo a frutto tutta questa cosa in modo tale da fare di Minervio un paese che è tutto dedicato al mantenimento della salute, dove non si fuma, non si beve alcol, non si mangia la carne rossa, tutti i giorni si fanno 10.000 passi misurati col pedometro. E quindi un paese dedicato alla salute, cioè un diabete, un paese dove tutti vanno a grande palla, come si dice, a tutta palla, come direbbero i miei bidelli della cosa. Quindi fanno tutti grandi passi lunghi verso una vita lunga e sana. Non solo, ma faremo tutta una serie di cose, per cui per questo è importante che parliamo di cancro del fegato dopo, faremo una serie di iniziative anche di early detection, cioè di diagnosi precoce per fare in modo che molte malattie vengano identificate in una fase in cui sono ancora curabili. Questo è lo scopo, quindi la prevenzione primaria e l'early detection, cioè la diagnosi precoce. Dobbiamo saltare addosso a una malattia prima che questa crei dei grossi danni e quando è ancora curabile. Non dimentichiamo che negli ultimi 20 anni il 50% dei tumori guariscono e molte malattie infettive che prima non si sconfiggevano, no, cioè, guardate la rapidità con cui ha trovato il Paxlovid, che è il farmaco antivirale contro il Covid-19, che è stata una malattia mortale fino a pochi mesi fa. Adesso il Paxlovid distrugge il Covid-19 in poche ore e quindi la ricerca va, ci sono tanti scienziati che studiano e quindi per fortuna c'è la gente che studia, che si impegna a scuola dappertutto. Allora, detto questo, ho fatto pubblicità per Minervio, Città della Salute, paese a cui ottengo, perché io sono di Minervio, io a Minervio ho 440 parenti. Perché i miei nonni erano molto prolifici, avevano tutti 10, 12, 13 figli, quindi davano un enorme contributo alla natalità, cosa che adesso è terribile pensare che se io chiedo a 600 studenti di medicina se preferiscono avere un bambino o un cane o un gatto, scelgono quasi sempre un cane o un gatto. Oggi il giovane non vuole più avere figli perché lo ritiene un fatto di grande responsabilità, di limitazione delle sue libertà, pensa di non essere a posto economicamente, quindi ha paura della. E questo è un errore gravissimo. C'è una persona, una donna o un ragazzo, una famiglia, una coppia che non genera figli, vuol dire che non crede nel futuro, pensa che dopo di lui tutto è finito. E questo è un errore gravissimo. Invece dobbiamo lottare perché ci sia per i nostri figli, i nostri nipoti, un futuro brillante e tante cose belle. Quindi, tornando a noi,
L'argomento che mi era stato dato era quello del cancro del fegato. Ora, il cancro del fegato, la prevenzione del cancro del fegato. Il cancro del fegato, oggi vi volevo parlare del modello del Texas, perché in Texas hanno fatto un modello onnicomprensivo. Cioè, in tutto il mondo ognuno fa la battaglia del cancro del fegato a modo suo, diciamo così, senza un piano che coinvolga tutti gli aspetti della malattia. E per fare questo, il Texas ha fatto. Perché il Texas, innanzitutto? Perché il Texas è un paese dove ancora molto, negli Stati Uniti è il paese dove la mortalità per cancro del fegato è la più alta. Non dimenticate che il Texas è il paese dove si mangia più bistecche, va bene? E quindi per la steatopatite non alcolica. È un paese dove si mangia bistecche, ma si beve anche molto, specialmente nel fine settimana. Cioè, l'americano del Texas è un social drinker. A fine settimana si trova con gli amici nel pub a bere, si ubriacano, ballano, cantano e mangiano male, molto. E questo è già un fattore di rischio, perché quasi quasi è meglio bere un po' tutti i giorni piuttosto che prendersi una balla solo la sabato sera o la domenica. Quindi è un paese che ha la più alta incidenza di cancro del fegato. Allora le autorità americane l'hanno preso come esempio per cominciare un modello nuovo di eradicazione della malattia. Adesso noi vogliamo togliere il cancro del fegato dal nostro stato. Quindi sono state fatte delle indagini ben precise. Allora è ovvio che se vuoi sconfiggere il cancro del fegato devi sapere quali sono le cause. È ovvio, se te non sai quali sono le cause, come fai a sconfiggerlo? Allora, la epidemiologia del cancro del fegato è un po' cambiata negli ultimi anni, cioè nel senso che fino a 10 anni fa la prima causa in assoluto era la malattia virale. La malattia virale è un po' con l'uso della droga, della cocaina, degli aghi che venivano riutilizzati senza bollirli, una cosa e l'altra. Un po' nel mondo omosessuale che non usava le precauzioni giuste, insomma droga, omosessualità, una cosa e l'altra, insomma faceva sì che l'epatite B e l'epatite C fossero la prima causa di infiammazione acuta del fegato. Le infiammazioni, le epatiti acute ovviamente non tutte guariscono, molte, l'epatite B e l'epatite C, cronicizzano, danno luogo a un'epatite cronica di cui una parte cicatrizza e va verso la cirrosi del fegato. Metà delle cirrosi del fegato si convertono in un cancro del fegato. Questa è la sequenza dell'epatite. Negli ultimi anni ovviamente abbiamo cominciato a vaccinare per l'epatite B, abbiamo trovato dei nuovi farmaci per l'epatite B e degli nuovi farmaci efficientissimi anche per l'epatite C. Quindi è fondamentale scoprirli, quelli che li portano, questi virus qui, perché per molti anni sono asintomatici, non hanno nessun sintomo. Può essere un nostro cugino che viene a casa nostra, il nostro fidanzato che portiamo stasera a cena, ma capito, perché non gli facciamo mica un prelievo, no? prima di abbracciarlo quando arriva a cena con noi. Non è che facciamo delle indagini, un check-up prima di vederlo, no? E quindi ci dobbiamo fidare di lui. E quindi resta il fatto quindi che dobbiamo andare a caccia di quelli che hanno, e quindi Minervio va benissimo come campione, perché se noi facciamo tutta Minervio, 5.000 abitanti, da chi ha un anno fino a 100 anni, li becchiamo tutti. Qui il 18-20%, 10% che hanno l'epatite C e B, li becchiamo tutti e nello spazio di una settimana eradichiamo il virus dell'epatite B. Il resto della popolazione la vacciniamo, di fatto la caduta della cirrosi e del cancro del fegato sarà drammatica in pochi anni. E questo in una comunità ristretta è più facile da fare, perché io potrei andare in piazza a Minervio su un cavallo e un megafono e dire: ecco, da domenica nella canonica della chiesa il professor Rode e i suoi collaboratori faranno il prelievo a tutti i primi 400 che arrivano e lo facciamo gratis il dosaggio, mi spiego? E manteniamo la privacy, perché molti individui non vogliono che vengano emessi manifesti del fatto che sono potenzialmente infettivi e trasmettitori di un'epatite. E quindi li curiamo, lì andiamo alla caccia. Quindi la prima tappa che è stata fatta in Texas è stata la caccia al virus dell'epatite B e C. E questo è stato fatto
con una campagna di incentivi economici anche, per cui sai, in America è il paese della libertà, quindi non si può obbligare la gente ad andare a fare il prelievo se non lo vuole fare. Però hanno fatto una serie di incentivi economici per cui ha avuto molto successo. Cioè, l'80% della popolazione ha già cominciato a fare lo screening per l'epatite C, che non è mica poco, perché l'80% è una cifra elevatissima. Questi quindi sull'epatite siamo sulla buona strada, perché conosciamo il nemico, lo sappiamo curare, possiamo vaccinarci per l'epatite B e quindi ci possiamo difendere. In più possiamo educare le persone al sesso più sicuro, possiamo educare persone a utilizzare le siringhe da usa e getta, non a riutilizzarle, mi spiego. Se poi nello stesso tempo facciamo la lotta all'uso della droga, tanto meglio. Quindi prendiamo due piccioni con una fava sola. Quindi la battaglia con l'epatite C vuol dire una battaglia anche contro la droga, contro lo spaccio, contro l'uso di sostanze psicotrope che aumentano l'omicidio, il suicidio, gli incidenti stradali e le malattie in generale. Veniamo ora, ma prima dicevo che le epatiti non sono più la causa principale delle malattie di fegato. In realtà negli ultimi 10 anni, per colpa sempre di questo famigerato diabete e obesità, che è in grande spolvero, in grande incremento, non dimenticate che noi abbiamo in Europa i bambini più sedentari e i bambini più grassi. Non dimenticate che un bambino grasso ha 50 probabilità su 100 di rimanere grasso quando è adulto e anche di rimanere sedentario. Questa persona grassa nel 30% dei casi va incontro prima al fegato grasso, poi ha una steatoepatite, cioè un'infiammazione del fegato molto grave che porta verso la cirrosi e al cancro. Quindi noi adesso su 100 trapianti di fegato che facciamo, il 30% sono dovuti al cancro, alla cirrosi dovuta al virus C, l'altro un buon 40% è dovuto al fegato grasso legato all'obesità e al diabete. Quindi questo, anche questo dice, ma è ben strano che una classe politica non riesca a mettere tutti a dieta, no? Quindi obbligando col mitra tutti a mangiare bene, poco, eccetera, eccetera, pesando tutti quelli che vanno in un ambiente e il primo che ha un chilo in più viene fucilato in una pubblica piazza. Questo purtroppo non si può fare in un paese libero. E quindi è difficile far smettere di mangiare, perché è la droga più terribile il cibo, per il motivo che dicevo prima. Noi siamo stati allenati geneticamente per millenni a contenere le calorie, cioè il cibo a noi serve per fare delle enormi quantità di deposito per i lunghi periodi in cui non riusciamo a catturare un coniglio, oppure d'inverno riuscire a catturare un orso, per dire, o un lupo. Quindi pensate com'era dura la vita del troglodita, no? Che mangiava qualche radice, qualche cosa che riusciva a trovare sotto la neve, e un coniglio ogni tanto si riusciva a catturarlo, perché catturare un coniglio è mica facile, perché corre forte e veloce. Quindi noi continuiamo a immagazzinare calorie nella memoria che avevamo di quando eravamo dei trogloditi, di non rimanere tutto l'inverno senza mangiare. Ecco, questo è un po' il meccanismo, perché questo è così difficile calare il peso. Cioè, io vedo i miei pazienti che ho messo a dieta, che negoziano con me tutti i giorni, ore, mi chiamano, dice il professore, guarda, mi ha detto mezza banana, se ne mangio 3/4, cosa succede? Allora facciamo una cosa così, mangio tutta la banana, però mangio mezzo grissino, allora tutti il giorno negoziano come gli arti di zucca, mi spiego, io sono costretto tutto il giorno a negoziare con questa cosa che non ne posso più, perché sono sommerso da queste persone che mi chiedono se possono fare qui, se possono parlare, quindi per loro è un'ossessione, cioè giorno e notte pensano a quello lì. Quando vanno a letto pensano a quella cosa, hanno dei sogni meravigliosi dove pensano a dei manicaretti, a dei Sant'Onorè, a delle cose così. Cioè, poi noi abbiamo fatto dei film autorizzati
nelle persone super obese mentre mangiavano, ma dico, ma quando arriva il cibo, noi abbiamo fatto delle prove solo sul profumo, no? Quindi nel corridoio dell'ospedale facevamo andare avanti e indietro le pietanze calde in modo tale che gli arrivasse il profumo del cibo all'obeso, il quale cominciava ad aumentare la pressione arteriosa, cominciava ad avere una faccia libidinosa, l'occhio desideroso, per cui quando arrivava il primo pezzo da mangiare, capito? Cioè il primo stinco di maiale profumato da mangiare, lo prendeva con entrambe le mani, divorandolo in poche secondi. Capito? Per cui l'atteggiamento verso il cibo è un atteggiamento di tipo sessuale. Cioè tutte le cose, tutti gli ormoni che si liberano nel cervello, cioè l'obeso è libidinito dal cibo, mi spiego, ha un attaccamento verso il cibo, ma che ce l'ha mille volte più alto che per qualunque donna o per qualunque uomo. Questo è un po', adesso io l'ho messa molto sul ridere perché in realtà è molto più complicata la storia, però volevo solo farvi dire di come è difficile far calare di peso. Allora, la steatoepatite, la cirrosi è la seconda, che è la prima causa di trapianto oggi di fegato. Quindi, però, per combattere questa bisogna combattere l'obesità. Per combattere l'obesità bisogna correre molto, mangiare la dieta mediterranea, stare attenti, farsi appoggiare dei centri apposta e soprattutto oggi chi è obeso ha dei farmaci nuovi di cui abbiamo già parlato diffusamente anche in altre puntate. Quindi oggi l'obeso ha le armi giuste per sconfiggere la cosa. Allora, in Texas hanno fatto dei centri dove l'obeso ha un counseling, ha un gruppo di esperti che lo assistono in queste cose qui, in modo tale che possono essere immediatamente curati. E chi non riesce con i farmaci, prima si fa un tentativo con dei palloncini nello stomaco per via endoscopica, poi si fa per via endoscopica la gastroplastica verticale, se si fa uno stomaco più piccolo, e se questo non basta si fa un intervento chirurgico per via laparoscopica che porta a completa guarigione l'obesità. Quindi oggi abbiamo le armi per sconfiggere il principale fattore di rischio della mortalità cardiovascolare del cancro. Questo bisogna urlarlo e dirlo a tutti, perché dobbiamo assolutamente chiedere aiuto per questa cosa qui, perché ci sono le tecniche, i modi, le cure, le medicine per curarla. Quindi questa è un'altra cosa che in Texas l'hanno fatto dei reparti, delle case della salute divise da tutte le parti, perché chi ha questo problema venga supportato al 100%. Ma arriviamo poi alle altre cause. L'altra causa ovviamente è l'alcol, che è un altro fattore di rischio che è ancora molto alto, cioè nel mondo si beve ancora molto. Si beve, in Italia specialmente, noi siamo i primi produttori di vino al mondo, se non beviamo vino la coltivatore diretti ci viene a sparare in casa, il ministro Urso idem, perché combattiamo contro l'esportazione, contro l'Italia che lavora, il coltivatore diretto che coltiva il vino. Allora, non dobbiamo cominciare a pensare ad un lento recycling di questa cultura, mi spiego. Cioè, siccome la fermentazione dell'uva porta, in effetti, quando si fa l'aceto o si fa anche il vino, porta alla creazione di principi naturali che fanno bene, come la massa, per esempio, per il tè verde, cioè la roba fermentata, lo yogurt, eccetera, fanno bene perché i batteri trasformano la materia prima in principi buoni. Allora uno potrebbe fare il vino dealcolato, cioè piano piano comincia a trasformarsi e fa il vino non senza alcol. È possibile oggi togliere l'alcol, quindi uno fa un estratto dell'uva fermentata, che se avrebbe un nome diverso, che farebbe bene alla salute, con cui fare succhi di frutta per bambini, per adulti, eccetera. Quindi non è mica detto che dobbiamo domani distruggere le nostre meravigliose vigne. Quindi non devo essere visto come il nemico numero uno da Urso, D'Urso, il ministro dell'agricoltura, perché sparo zero con l'alcol, però resta il fatto, insomma, che
l'alcol è una droga terrificante. Cioè, tutti i nostri giovani muoiono di incidenti stradali perché bevono troppo, tutti i nostri, gli omicidi vengono fatti in preda all'alcol nell'80% dei casi, la stessa cosa per i suicidi, troppi giovani muoiono per bere male al sabato, e questo non ce lo possiamo permettere. Già nascono pochi bambini e i nostri giovani di 20 anni muoiono prima, beh, vogliamo scherzare, solo per sostenere 20 vinicoltori, che poi in realtà sono tutti americani. Se voi andate a vedere la Toscana, che appartiene, sono tutti fondi di investimento americani, non sono mica italiani, e quindi non è che danneggiamo i nostri contadini, sono tutte balle queste. Quindi attenzione all'alcol, perché incide ancora per il 20% delle cirrosi del cancro del fegato. E la campagna in Texas è stata molto capillare, cioè dove ogni sabato avevano lì hanno fatto delle cose all'americana, cioè dove che da noi farebbero ridere, cioè il fatto che in questi piccoli paesi, no, hanno portato la comunità texana è presbiteriana, mi spiego, cioè sono protestanti più che cattolici. E allora i protestanti, il prete protestante non è un vero prete, è una specie di amico che si sposa con dei figli e così. Per cui insomma ha fatto una campagna per cui in questi pub era pieno di presbiteriani, mi spiego, che obbligava la gente a fare dei grandi canti, degli spiritual con delle cantanti nere che cantavano delle canzoni meravigliose, per cui insomma in alcuni posti ha preso bene questo fatto qui, perché se te vai in un posto dove senti cantare la più grande cantante nera americana, insomma la serata passa bene, e quindi uno può anche non bere se gratuitamente ha questa cosa qui. Quindi hanno fatto dei trucchetti intelligenti, anche fatti bene, e quindi poi hanno ripreso delle vecchie abitudini che avevano in Texas, cioè le gare per esempio sul toro nella macchina. Vi ricordate quel film di John Travolta dove John Travolta cavalcava un toro che veniva disarsonato in questo pub? Ecco, hanno ripreso queste vecchie abitudini caratteristiche dei texani, per cui al sabato sera invece di ubriacarsi fanno delle gare a chi sta più ore sopra a un toro scatenato meccanico. Quindi hanno trovato delle cose che da noi in Italia sicuramente non le possiamo fare. Questo copre praticamente l'80% di tutte le malattie che portano al cancro del fegato. Rimane un gruppo di malattie, cioè le malattie autoimmuni, le epatiti da farmaci, le epatiti parassitarie, le epatiti da tossici ambientali, che però hanno un gioco non superiore al 10%. Quindi la vera battaglia si fa sull'epatite C, sull'epatite B, sul fegato grasso e sull'alcol. È su questa battaglia qui che noi ci dobbiamo focalizzare. Poi parleremo in un'altra seduta sull'early detection, cioè cosa dobbiamo fare di fronte a uno che non ha ancora il cancro del fegato, però ha un'epatite cronica, per fare in modo di fare la diagnosi della malattia al più presto possibile, e che cosa deve fare quando ha fatto la diagnosi precoce. Bene, professor Roda, l'aspettiamo per questo nuovo argomento e intanto la ringraziamo per i preziosi consigli che lei ci dà. A presto. Buonasera. E ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione e vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro buona serata.